Io a questo punto partirei con Zelda, ok? Allora, abbasso il volume. Non coglierò correlazioni di Tears of the Kingdom legate a Skyward Sword, perché ancora non l'ho giocato. Allora, dei Zelda mainline ho giocato tutto, tranne Zelda 2, la seconda metà di Twilight Princess e Skyward Sword. Gli altri li ho giocati e completati tutti quanti al 100%, fino anche all'ultimo pezzo di cuore, esclusi i Seasons, Spirit Tracks. Dovremmo guardare una lista e dovrei dirvi ce l'ho, manca, ce l'ho, facciamolo. Quanti The Legend of Zelda ho giocato / strafinito? The Legend of Zelda, sì. Adventure of Link, no. Link to the Past, Link's Awakening, Ocarina of Time, anche la Master Quest, Majora's Mask, capolavoro, nope, sì, giusto, me lo ricordo, che c'era era quello che aveva i quattro giocatori, mi ricordo i video, bellissimo, non l'ho giocato però, vabbè, il mio preferito in assoluto, assolutamente il mio preferito. Questo non l'ho giocato, non l'ho finito. 100%ato Nave d'Oro, la pubblico ogni tanto sui social. Purtroppo mi si era spaccata completamente la console. Non per malutilizzo, semplicemente sfortuna. E quindi non potei giocare Spirit Tracks, Skyward Sword manca, scoppiato, non giocato. Beh, ecco, diciamo che... Mi mancano principalmente gli Oracle e alcuni spin-off, perché in realtà questo l'ho giocato, questo no, ovviamente no, perché i CDI, per l'amor di Dio, e Hyrule Warriors l'ho giocato, il sequel no, però neanche questo l'ho finito in realtà, però lo provai. Ok, comunque, sciocchezza a parte. È arrivato il momento, io mi vorrei guardare questo trailer, perché è importantissimo per me aver trattenuto, ok? Quindi,
Carico. Signori. Alex il creatore, welcome to the Covenant. Sabba Twitch, anche a te. Grazie della tier 1, Alex. Ricky, welcome back. Paul River, grazie delle 5 sub. Mark Mon, welcome back. David Harry, Beval, Tino Dagos, Hatem, Abyss Walker, Jabberwock, Lolo, Coco, Joe Pasa, anche tu 5 sub, grazie e benvenuti a tutti di questo supporto in queste settimane ove posso esserci così poco. Beherith, Lironze, Artifacts, 3 sub, grazie, Loke, Will Mike Bones, Rhino, grazie del dono, Rider Jack, Ragris Legacy, grazie dei Gil, Xenox, Kekko Ghi, I'm Void, Aster Theater, Ermicio Malvagio, Robin, Junkel, Kiowa, Ivanir, Warstig, Blitzball, Fendelin, Gorilla Rurale, Surtfr, Akatempo, Pari, The Lonely Giraffe, un semplice giocatore, The Cantel Batros, il Citromorfo, Butra Guerriero, grazie della Tier 1, insieme a Steve the Door e quel simpatico Malfestio, benvenuti a tutti e tre, no, a tutti e due, bentornato per il 26esimo mese, il secondo sempre fai, al terzo, Tommy, Alessio, Stefmans, Dryl, Gabriele, Snatchy Wolf, grazie. Glutiness, grazie dei Big Hill, Hoops, Sentry, Antonio Ciccio, Spelli, Alberto Morbid e Mickey Bond, grazie di cuore. Ci siamo? Io vado. E... Switch. Puoi aprirla quando vuoi. Affideremo a Link e alla spada che brandisce. Sarà lui la nostra ultima speranza. Link. Finalmente so cosa devo fare. È qualcosa che posso fare solamente io. Osserva attentamente l'avvento dell'autentico re e la nascita di un mondo nuovo. Tu non sei solo. Link! Sei la nostra ultima speranza! Semper Fi.
Link. Vienimi a cercare. Questo è un launch trailer di una qualità che non si vedeva da un paio di anni almeno. Anzi, di più. Di più, di più, di più, di più, di più. L'uso della soundtrack e della musica in questo modo, il richiamo finalmente del tema principale in un trailer come questo. No, dal 2017 non direi. No, non esagerate. Non è che il miglior launch trailer prima di questo era quello di Breath of the Wild. No, no, no. No, è eccessivo, ragazzi. Però... è un trailer eccezionale. È incredibile. Anche perché è un trailer che... include una quantità di gameplay che è folgorante e non è eccessivo, visto che siamo in una live di coppia, come quanto mostrato da Final Fantasy XVI. L'unica cosa da far notare è che in inglese Zelda nella frase finale dice Link, you must find me, e non Link, vienimi a cercare. Usa un tono imperativo. Vabbè, diciamo che in inglese sembrerebbe anche più corretto, perché se qui dice c'è una cosa che posso fare solo io, magari ha bisogno di Link e devi venirmi a cercare, perché senza di questo non risolviamo un cazzo. Però vabbè, non è questo l'importante. Non mi interessa fare speculazione narrativa, a dirla tutta, non particolarmente. Va rivisto tutto e poi lo analizziamo. Ah, quindi principalmente cambia il tono più che la formula. Ok. Vabbè, ce lo vediamo tre volte allora. Un'altra in italiano e poi la terza in inglese. Abbiamo un trailer che mostra una quantità, una forza di presentazione ludica e narrativa, estetica e scenografica, che vi fa capire perché di tutte le cazzate mondiali su cui campano content creator, pubblico tossico e idioti vari di console war, eccetera, Nintendo non viene mai nominata. Perché proprio vive su un altro universo, su certe cose. E questa è una di quelle. Per quanto, cioè, il fatto è questo, Zelda è una serie che per quanto sia amata dai giocatori, non è che ha sempre venduto tantissimo. Breath of the Wild è stato un po' l'Elden Ring, di, non a caso, di The Legend of Zelda. C'è un ragazzo in chat che dice che è un DLC costoso. Però adesso è una reaction al trailer di lancio, non stiamo allo zoo. Thank you.
Zelda. Ci affideremo a Link e alla spada che brandisce. Sarà lui la nostra ultima speranza. Link. Finalmente so cosa devo fare. È qualcosa che posso fare solamente io. Osserva attentamente l'avvento dell'autentico re e la nascita di un mondo nuovo. Tu non sei solo. Link! Sei la nostra ultima speranza! Link! Vienimi a cercare! Allora, io non sono mai stato, come penso molti, ma è una cosa personale, non sono mai stato particolarmente coinvolto nella narrazione di Zelda, per ovvie ragioni. Non è Super Mario, ma non è così incredibilmente profonda e coinvolgente. Però la prima volta mi sono fomentato, la seconda mi sono commosso. Ma di che cazzo stiamo parlando? E non ho giocato Skyward Sword, tra l'altro, che a quanto ho capito nasconde specie discusse e personaggi. Ma ragazzi, ma di che? È uno di quei rari trailer che rivisto migliora. Ce ne sono pochi, molto pochi nella storia del medium in grado di fare una cosa del genere, a questo livello. Azzarderei un 40, tutta la storia, forse, vediamo, forse meno. Zelda, we rely on your knight and that legendary sword he carries. Our last line of defense will be Link. Link.
here. It's something only I can do. Do not look away. You witness a king's revival and the birth of his new world. You are not alone. Link. You are our final hope. Link. You must find me. Ok, non credo. Sì, sono, cioè, i trailer che non stancano in questo modo sono pochi. Sono veramente pochi. Veramente pochi. C'è una quantità di roba in questo lavoro. C'è un linguaggio. Ecco cosa dice in giapponese. Si traduce letteralmente vieni a cercarmi e il tono di voce in cui viene detto è più calmo e simile all'italiano. Per ora no, volevo mettere musica di Zelda, rilassante, relaxing, ma no. Dobbiamo un secondo parlarne. Allora, ragazzi. Allora, intanto, interessante la qualità delle nuvole. Come direbbe Cranky Kong, il frame rate sfuma, però spero di no. Allora, io continuo a dirvi per la seconda volta, nel mentre continuo un supporto eccezionale, vi ringrazio di tutto cuore per quello che state facendo, spero adesso di darvi il servizio necessario a premiare questo vostro coinvolgimento, ascoltatemi. Partiamo da questo presupposto, qualora non lo aveste fatto, giocate il titolo che sto per citare, per l'amor di Dio fatelo, purtroppo l'HD Remaster è rimasta un po' sospesa a causa del flop Nintendo e così via, ma in generale io farei qualunque cosa per giocarlo in HD. Queste isole fluttuanti mi danno un vibe talmente forte di Wind Waker, e credetemi, Wind Waker era così potente in quello che faceva nelle isole del mare, che questo, mischiato a Breath of the Wild, è già un ticket seller. Da solo. Tra l'altro, è veramente tanto tempo che non c'era un sequel di The Legend of Zelda, così come Mario Odyssey è stato l'ultimo Mario mainline. Cioè, Nintendo sta facendo esattamente quello che tantissime aziende non fanno. Ok? Cioè, ha delle IP fortissime, ma non ne abusa nel disperato tentativo di fare quanto più denaro possibile nel minor tempo possibile. Che è il classico discorso che faccio per distinguere le serie industriali dalle serie autoriali. Lo faccio da quando ho respiro, e non, a volte non è arrivato perché la gente ha bisogno di fare XYZ cose, ma altre volte, nell'insistenza, spero che qualcuno arrivi. Cioè, questi scenari sono importanti principalmente per una ragione. Breath of the Wild. Cioè, questo scenario sarebbe carino, suggestivo, open world con isole fluttuanti, ma non mi aspetterei di vedere niente di diverso a livello di emozione neutra anche dinanzi a un Immortals Phoenix Rising 2. Cioè, va bene. O anche un titolo qualunque. Questo scenario non implica una particolare emozione, d'accordo? Quello che davvero porta... Ma anche Genshin, esattamente. Esattamente. Il dramma qui, positivo, è che si sta parlando di Breath of the Wild.
Quindi su ognuna di queste isole, la prospettiva, garantita da un curriculum che lo ha confermato in passato, avrà qualcosa di unico. Un piccolo puzzle, un tesoro, un modo di muoversi, un materiale, uno strumento per costruire. Cioè, è tutto costantemente originale e ogni singola di questa isola, di queste isole è stata elaborata con un livello di cura simile alle microambientazioni, ai quadrati immaginari, alla Shadow of the Colossus, immaginatevi la mappa della Forbidden Land, no? Con cui è stato selettivamente costruito il mondo e il level design dell'open world di Breath of the Wild. E questa cosa è folgorante, perché lo percepisci che il potenziale molto plausibilmente diventerà totale potenza. Poi qua si potrebbe anche fare un'analisi frame by frame di quello che potrebbe essere, non essere, i perché, i per come, frame by frame, tipo... come si raggiungerà, cioè cosa sarà il puzzle di quest'isola, guardate qua c'è un tetto, si potrà usare l'ascendum o ascensus, come l'hanno chiamato, per andare sul tetto e spostarsi qua e fare questo probabilmente è uno dei sacrari aggiornati, saranno meno di quelli presenti in Breath of the Wild, perché adesso qua ci saranno forse i veri dungeon o chissà cosa, eccetera eccetera eccetera, questo potrebbe essere un ponte nel cielo, potrebbe essere una scia di condensazione di qualche velivolo energetico o jet, abbiamo visto che ci sono i razzi, insomma, sapete che la mia mente può viaggiare, sapete che la mia mente può giocare, ma non è quello che faremo qui oggi, faremo qualcosa di un pochino più concreto. Ci sono i nemici che combattono fra di loro, queste macchine sono aggressive contro la fauna, bla 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 bla, insomma così. Adoro fare le reaction blind perché è stupendo farvi vedere anche il mio processo cognitivo di quello che poi accade quando scrivo i video, no? Però, allora... cioè questa cosa è molto bella, no? Perché ci sono interazioni delle creature o di questi automi con il mondo di gioco. Cioè qua c'è un botto. Qua c'è un botto. Cioè al di là di questi cubi fluttuanti o della sfera che ricordava molto Mario Galaxy, adesso poi ne parliamo... questi sono palesemente strutture che vogliono richiamare i sacrari. Saranno effettivamente sacrari? Non è da escludere, vista l'energia verde, potrebbe anche essere qualcosa di legato al tempo, ti riporta o all'interno di un ecosistema in cui appare un puzzle che prima non c'era attraverso il, no, il rewind del tempo, oppure magari non sono sacrari ed è una sorta di inganno estetico che hanno fatto... per il trailer, ma non ovviamente per il lavoro finale, cioè che ha un'idea estetica ovviamente autonoma e non legata al marketing, questo non è Kojima, insomma, è Nintendo. E i cubi potrebbero essere assolutamente labirinti, sì. Il fatto è che c'è talmente tanta roba, è talmente tanto denso quello che vediamo, e sappiamo quanto denso sia Breath of the Wild, che è incredibile. Cioè, ok, qui non c'è niente, forse non c'è niente. Quanto ne possiamo capire, qua sotto potrebbe anche essere cavo e qui avere dentro una stanza. Non credo sia così, too much, però... fuori di testa. Allora. Sulla mappa sono segnati come waypoint nel trailer precedente. Non si sa se servono ad altro, ma infatti vedremo. Allora, vabbè. Questi disegni serviranno a qualcosa. Plausibilmente potrebbero anche non essere letteralmente utilizzabili, ma saranno possono tranquillamente diventare o delle mappe interpretabili o dei simboli da utilizzare in un puzzle, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie, ragazzi. Grazie di cuore. Sì, sono chiaramente le linee di Nazca, però... cioè, il fatto di poter aprire... la paravela in qualunque momento, a qualunque altitudine, è... cioè, la libertà che sento presente in Tears of the Kingdom è unparalleled. Cioè, proprio è completamente impareggiata. In parallelo, in paragone, in prospettiva, alla densità di cose che questo mondo potrebbe avere, ovviamente. Ce n'è uno anche qua, probabilmente, solo che
Solo che non c'è l'energia. Qui la torre con la luce, ma questo mi ci interessa meno. Questa è una cosa stupenda da vedere. Conoscevamo ovviamente i villaggi, sono presenti anche in Breath of the Wild, solo che è veramente molto bello. È veramente molto bello. È la prima volta forse che vediamo una torre da così vicino. Vabbè, questa è un'area che credo conosciamo tutti. Dovrebbe essere la stessa di Breath of the Wild, la mappa è quella. Interessante, no? Questo cerchio che poi vediamo da più vicino. Sono templi caduti. Ok? Il simbolo della Master Sword è interessante. Cioè, questi sono i soldati di Hyrule. Di Hyrule, per favore. Eccolo, vedete, è questo qua. E questo. La cosa paradossale è che potrebbe anche essere un teleport, eh? Cioè, tu sali su questa scalinata, su questo percorsino, la spirale ti spara da qualche parte, boh. E può essere molte cose. Può essere davvero molte. Sì, quella è la piazza del castello, certo, è quella centrale. Ecco, questa è una cosa interessante. Questo potrebbe essere a favore dei dungeon, per esempio, perché esce fuori dalla sabbia, non esisteva in Breath of the Wild, perché il tempo era lineare. Qui che hai dei poteri per portare indietro il tempo, puoi far uscire fuori i vecchi dungeon che oggi sono presenti in Tears of the Kingdom. Non è un caso, mi permetto di essere schietto, no? Cioè di essere netto in questa speculazione, che qui si stia parlando di far tornare indietro il tempo in quest'area. Perché la musica è messa a ritroso, quindi qualcuno sta utilizzando i poteri per tirare fuori un dungeon. Non a caso questa energia, no? Questa cosa è interessante. Chi è quest'uomo? Cioè, è un inganno perché lacrime. Perché sì, no, stavo leggendo già Lacrime del Regno. Perché questi capelli. I capelli rossi richiamano Ganondorf, ma non è Ganondorf. Oddio, la mano, non lo so. Leggo che è un personaggio di Skyward. Non conosco chi sia. Vedremo però. Non vedo l'ora di giocarlo, lo faremo assolutamente. Non ha un, non è il naso di Ganondorf quello, eh? Vabbè, qui l'epicità è fuori di testa. Vabbè, qua ti mostra fondamentalmente due cose importanti. Uno, che ovviamente ci sono i soliti set, puoi costruirti il tuo Link e così via attraverso Crafting and Company. Cioè, questo potrebbe essere letteralmente Nokron, cioè Nokstella, cioè potrebbe essere ciò che in Elden Ring sono i dungeon sotterranei, quindi un'altra parte della mappa. Qui, narrativa, navi volanti, va bene. Chissà queste cosa sono. Queste sono cose importanti di gameplay, sapete? Ho visto un paio di cose interessanti prima, perché appare questo artefatto nell'acqua, no? Vabbè, questa è una figata. Tra l'altro quello è. Ok, è sempre. Però dicevo, è un equipaggiamento fatto per planare. Questo è uno della 20, che sarà uno dei cubi. Guardate che carino il fatto che ci sono proprio guerrieri e popolani che combattono contro i mostri. Questa è una figata. Qui abbiamo i prossimi 3 anni di porno, però comunque ha un design fantastico. Non so cosa sia però, perché non è una Zora, non è un Garud. Zonai? Sono la specie di Skyward Sword, non so niente. È fighissimo però. Guardate che spettacolo, questo è un boss probabilmente. Sapete, è vero che questo è un viaggio nel tempo, sì?
o un incantesimo o una visione o un viaggio nel tempo. Zelda, we rely on your knight and that legendary sword he carries. Our last line of defense will be Link. Come, per carità, questo trailer è chiaramente una fusione di tantissime scene che nel gioco saranno suddivise in 150 ore, quindi non mi aspetto una storia super densa, anzi, è come Breath of the Wild, però è incredibile la qualità. Link. Questa non sembra costruita da lui, comunque. Da noi. Eh sì, il braccio è lo stesso della protesi di Link, ma è ovvio che la protesi di Link arriva da qualche parte a livello di tecnologia e cultura. Questo Super Galaxy è bellissimo che ci sia gameplay anche per arrivare ad alcune isole fluttuanti, no? Perché ruota, devi azzeccare il tempismo. Questo che cos'è? Non è un Goron, vero? No, è tipo un armadillo. Sì, è tipo un armadillo. C'è anche un simbolo, ma niente di particolarmente chiaro. Allora, quello che mi fa impazzire come potenziale, mi fa speculare su un'ovvietà forse che avrà detto anche qualunque bambino di 12 anni, ma che mi sembra... Ah, è un Goron! Ah, è un Goron, dite allora. Ok, ok, ok. Beh sì, i Goron sono armadilli, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Ah, è un Goron, ok, perfetto. E il fatto è questo, ci sono gli alleati che combattono con te come companion. Sapete, vero, che il boss finale sarà con Zelda? Sicuro. Sicuro, sicuro, ragazzi. Ah, ma quindi le navi volanti fanno parte del gameplay? Fanno parte del gameplay le navi volanti? Ah, gli zonai sono antiche civiltà di Breath of the Wild. Ok, 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 non ricordavo minimamente questo dettaglio. Breath of the Wild l'ho preso molto più sul gameplay che non... Una cosa carina. Aspetta, è gameplay. Ci saranno mini quest in cui salvi qualcuno? L'abbiamo costruito noi questo, forse. Vabbè, questo è carinissimo. Sta cosa ha un potenziale molto particolare. Ah, non vengono mai nominati in Breath of the Wild. Ah, ok, grazie. Sono nell'artbook. Ah, questa cosa è incredibile. Fatti fa capire quanta varietà potranno avere questi strumenti, perché credo che ce ne sarà abbastanza. In realtà, Breath of the Wild aveva appunto i problemi di monotonia, diciamo di superficialità nell'utilizzo delle armi e in generale l'inutilità dei materiali, no? Oltre alla poca eterogeneità dei nemici. Qui il modo in cui ti muovi nella mappa e all'interno degli accampamenti è incredibile. Bellissimo che ci sia anche un modo di costruire un gameplay platform interessante. Qui c'è una cascata di sabbia. Qui il famoso vulcano, cratere con quelle estrusioni. Sì, c'è una sorta di moon jump qui, sì. Ecco, guardate, questo l'avevo notato anche prima durante le visioni normali. Queste bolle qua in basso a sinistra lampeggiano. Forse perché stanno per collidere, ma... Boh? Ah, è Death Mountain, ok. È questa cosa che ti fai i combattimenti tra robot? Cioè, quello è un accampamento semovente e tu lo affronti costruendoti con dei pezzi un mecha? Guardalo, che è Robot Wars che fa in automatico l'attacco. Oh, Link Barbar è forte. Quindi tu... Sapete che secondo me questa cosa non c'era? L'ha fatta il giocatore? Questa cosa l'ha fatta il giocatore. L'ha messa lì. È una trappola. Non è qualcosa da usare. L'ha fatta il giocatore. E ha attirato i nemici o li ha risvegliati che dormivano? È fatta, è costruita. Cioè, questa cosa, secondo me, non è... guarda, c'è una cosa che posso attivare, la uso per combattere. No, no.
loro stanno dormendo, come succede in Breath of the Wild magari, ha costruito sto Maradan completamente autonomamente, in maniera autonoma, e poi papim! E sfonda tutto. Incredibile. Boom! Hello, motherfucker! Ok, qui abbiamo chiaramente Final Fantasy IX. Vabbè, questo è un momento di boss fight in co-op, cioè in collaborazione con il nostro caro uccellino. Questa esplosione nasconde un frame furbetto? No, è una cutscene. C'è giusto uno scudo, una perla, una costruzione per fare. I know why I am here. Chissà cosa sono queste pigne. Boh. Questo non mi azzardo. Ovviamente c'è, è una goccia. È una lacrima del regno. Mike che chiama cose, eh? Mike che spara le cose e indovina la cieca. Però sì, sembrerebbe una lacrima del regno. Ok, questa invece è una delle cutscene iniziali in cui un rachitico Ganondorf appena risvegliato urla il suo potere. Magatama. Sono presenti anche in... Coso? Come si chiama? Ghost Tokyo. Sì. Non mi ricordo il nome adesso precisamente, sono... Ah, ecco, questo. Do not look away. Ma quei Lynel con le corna lama incazzati... Ghostwire Tokyo, sì. Cosa sono? Non li voglio affrontare. You witness a king. Aia, la Master Sword sta per fa... King's revival and the birth of his new world. Madonna che Chad incazzato. Quanto è bello Ganondorf. Però quella non è la Triforza, eh? Non è la Triforza. Guardate ma che bello il design, come sfruttare un tablet per tirar fuori un'estetica. Tra l'altro, esperienza fatta con Splatoon ben sfruttata. Irithyll. Ok, let's go! Sì, anche questo ovviamente porno per i prossimi 7 anni, ma questo mi interessa molto di più dell'altro. But you are not alone. Link. You are our final hope. Ok, e poi c'è la ninna nanna. Allora, tanta roba. Questa è genuinamente tanta roba. Sì, non escludo assolutamente, ragazzi, non escludo. Cioè, la correlazione è ovvia. Non andrei sparato per cautela, però il gioco è molto forte e mi piace tanto come idea. Cioè, okay, let's go! Cioè, sì, assolutamente può essere Princess Zelda, cioè gli stessi orecchini, al collo lo stesso artefatto, gli occhi sono verdi come i suoi, cioè, che dire, è come dire... È come vedere Link con la maschera finale di Majora's e dire forse è Link. Well, duh. Oppure, per cautela, no. È Zelda che richiama questa entità che viene richiamata o ricordata o vista come flashback, perché lei è la dea Ilia, e quindi la principessa si veste come lei e può usare il suo potere, eccetera. Eccetera, eccetera,
eccetera, eccetera. Ok. O forse finalmente Ganondorf riesce a soddisfare il desiderio che Bowser fallisce costantemente nel raggiungere, e questa è la figlia di Zelda e Ganon. Allora, però, eccoci qua. Easy. Allora, guardate gli artigli, guardate l'energia. Grazie ragazzi. Allora. Sì, questa è la Thick Zelda che durerà il prologo probabilmente. Cioè, allora. Quanto è bello. Quanto è bello Ganondorf. Sì, stile samurai, tra l'altro. Riju. Sidon. Tulin. Carino. I Bokoblins. E la Masters. Ah. Quindi alla fine fa la finaccia. E quindi no, Link non serve più a niente, perché non può fare nulla e serve Zelda. Ok, fantastico. Maledetto politicamente corretto! Allora, va bene. I did my very best per essere, diciamo, in questo periodo, e a presto. Buonanotte. E alla prossima. Semper Fi. Ragazzi. Hasta mañana. Buona nit. Grazie.